Ci troviamo, visto che mi è stato chiesto di parlare di Castelvenere, i suoi aspetti storici anche più antichi, che noi ci troviamo proprio nella zona dove è nato Castelvenere come insediamento urbano, abitativo. Difatti questa zona, che è nella Contrada Foresta, si chiama Veneri Vecchio. Ci sono anche le indicazioni statali in questo senso. E ci sta ancora qualche rupero, che poi è scomparso probabilmente per una serie di terremoti che si sono succeduti nella nostra storia lunga della Valle Trisina, che hanno riguardato anche gli altri paesi. Quelli più importanti e anche tragici sono stati quelli del 1349, che hanno distrutto Calesia e hanno determinato anche una cambiamento del territorio, e poi quella del 1688, distrutto Cerreto San Nita, che poi è stata ricostruita dove è adesso. Quindi partiamo di qua, diciamo, da questo sito più antico dove c'è stato il primo insediamento abitativo, che poi si è spostato più a valle, alla confluenza di due torrenti, in zona boscosa, probabilmente laddove sorge adesso l'abitato, probabilmente lì sorgeva prima che si insediassero gli abitanti un tempio, un fanum della Dea Venere, che era una divinità antica il cui culto era praticato dai romani nella città di Calesia e prima ancora dai Sanniti, sotto altro nome di questa divinità, ma riguarda il culto della Dea Venere, il periodo romano della nostra realtà, quando questo territorio era amministrato da Telesia, faceva parte di Telesia, una città romana importante, ci passava la Via Latina, ci andava dalla attuale Valle di Maddaloni fino a Limata, al castello di Limata che sta ora i ruderi nel comune di San Lorenzo Maggiore. Vediamo come poi siamo arrivati, voglio dire, sviluppo urbano di questo insediamento di Castelvenere, il cui nome richiama appunto Castrum Veneris, Castello di Venere, e quindi legato al culto di Venere. L'altra notizia importante che dobbiamo senz'altro registrare che Castelvenere è nel territorio sannita, ma dentro alla Magna Grecia. Così ci spieghiamo anche la coltivazione della vite, che viene da quella cultura, anche i nomi delle uve, insomma, Malvasia di Candia, per esempio, oppure dall'altra parte del Calore, Aglianico, Torrecusso, insomma, Ellenicos, poi corrotto in Aglianico. Canti è uno dei nomi di Creta. E noi facciamo parte del territorio della Magna Grecia. Qui c'è stato uno scambio continuo tra la costa dove erano i Greci, a Napoli in particolare, ma anche Paestum, Poseidonia, e l'entroterra, che è avvenuto attraverso le due popolazioni più importanti, che erano i Sanniti, noi siamo gli eretti, e i Greci che stavano lungo le coste, sia del Tirreno e sia dell'Adriatico. Quindi questo territorio sta sempre al centro di uno progetto di sviluppo e di scambio commerciale, economico, storico, culturale, molto legato ovviamente all'agricoltura e alla pastorizia. I Sanniti erano pastori e agricoltori. Ora, quindi, la fase più antica di Castelvenere è da legarlo a questo periodo sannitico greco-romano. Quando si è costruita con la vittoria dei Romani Telesia, Castelvenere, il territorio di Castelvenere ha fatto va, magari l'insediamento era diffuso nelle campagne, come erano i Sanniti, era legato a Telesia, era amministrato da Telesia. Successivamente che cosa è avvenuto? Successivamente, con la fine dell'impero romano, che cosa è avvenuto?
perché c'è stata una devastazione del territorio, sono arrivate le invasioni dette barbariche dei popoli del nord, e abbiamo avuto un lungo periodo di governo dei Longobardi, che avevano i Longobardi costituito un ducato del sud, cioè quello del nord, capitale Pavia, e quello del sud, capitale Benevento. Quindi abbiamo fatto parte del territorio dei Longobardi. C'era il Castaldato a Telese, quindi faceva parte del Castaldato di Telese, il Castelvecchio. Intanto dobbiamo pensare che si incrementavano le abitazioni nelle campagne, nei villaggi, come appunto di questo di l'antica Castelvecchio, diciamo. E via via anche quelli che erano stati manufatti che riguardavano il culto, per esempio, della divinità, come dicevo, il Tempio di Venere, sono diventate altra cosa, perché è stato distrutto, quindi magari è diventato castello, quindi c'è stato l'insediamento o l'incastellamento delle nuove popolazioni, delle nuove amministrazioni legate alla Longobardia, e più tardi sono scesi da noi i popoli del nord Europa, appunto l'uomo del nord, i Normanni. Quindi, in questo primo millennio, cioè dopo la fine di Roma, fino al 1100, noi abbiamo avuto in successione Roma, prima c'erano stati i Sanniti, Longobardi, Normanni. Ma ci sono state anche delle incursioni nell'Ottocento, 800 d.C., dei Saraceni, degli Arabi, che hanno distrutto molto nella nostra zona, probabilmente anche dei manufatti che riguardanti il territorio di Castelvecchio. Più tardi si sono insediati gli Angioini, noi abbiamo una torre dentro il periodo Angioino, 1100-1200, gli Aragonesi, e poi sono arrivati i Borboni con Garafa, una famiglia aristocratica, nobile, che ha governato molto, molti dei territori meridionali, non soltanto meridionali, fino poi ad arrivare alla fine della monarchia, quindi l'Unità d'Italia, il Castelvecchio ha fatto parte di tutta questa vicenda fino ai giorni nostri. Dal punto di vista economico, è restato un paese agricolo legato alla pastorizia e all'agricoltura in particolare. E dicevo, già dal periodo sannitico romano già c'era la coltivazione della vite, vabbè, e quindi era un territorio molto ambito anche da chi veniva dal nord. Quindi perché? Perché lungo attraverso il nostro territorio si raggiungeva più velocemente l'Oriente, la Puglia. Quindi hanno costruito, passava per Telesia, quindi vicino a noi, per il territorio di Castelvecchio, una arteria romana che è la Via Latina, di cui ci fanno anche qualche tratto, no, lontano da noi, con vari insediamenti in quel tempo, ville romane e così via, e ne abbiamo anche una a Castelvecchio. Quindi perché costruisce la strada? Perché ci sta un'economia che conviene valorizzare, quindi che ti permette lo sviluppo, e quindi di collegamento con altre regioni, non soltanto dell'Italia, ma anche dell'oltremare, verso l'Oriente, il Medio Oriente. Quindi uno scambio continuo culturale, non solo economico, ma anche culturale, anche religioso. Pensate, per esempio, al culto di San Nicola, poi parleremo del nostro San Barbato, che è venuto dall'Oriente, no? Dove si è fermato? A Bari, no? Come, quindi c'è il luogo. Oppure San Michele, anche dall'Oriente, si è fermato sul Gargano. Quindi lo scambio continuo con l'altra sponda, diciamo, europea del Mediterraneo orientale. Quindi un territorio di grande sviluppo. Dal punto di vista religioso, Castelvenere ha avuto una importanza rilevante perché ha dato i natali al nostro patrono, che è San Barbato.
che non è solo il padrono di Castelvenere, è padrono anche di altre comunità, di un territorio vasto, non solo versante, ma pugliese, anche laziale e tutto campano, ma è stato vescovo di Benevento. Vescovo importante, perché vescovo importante? Dal punto di vista storico, culturale, eccetera, perché ha favorito l'incontro tra la gente del sud e la gente del nord, tra bizantini e longobardi, impedendo lo scontro, la guerra, impedendo la distruzione della città. Quindi, attraverso la conversione dei longobardi al cattolicesimo, perché già erano cristiani, quindi ha favorito l'incontro con i bizantini che erano cattolici, quindi si è interrotta l'azione di guerra. E in questo senso è molto importante che voi facciate anche una rilevante documentazione anche fotografica di questi luoghi dove San Barbato ebbe i natali, che qui nei dintorni dell'attuale Tempietta, la Madonna della Foresta, c'era un cammino anche di San Barbato da Castelvenere ai suoi luoghi, che spero si venga ripristinato, e c'è un culto molto diffuso in tutto il territorio che dicevo, della Langobardia Minor con capitale Benevento.